26 settembre, giornata europea delle lingue. Viene istituita dal Consiglio d'Europa nel 2001, durante l'anno europeo dedicato alle diverse lingue. Al termine di una nuova campagna, il Comitato dei Ministri decide di istituirla come evento da celebrare il 26 settembre d'ogni anno. In tale occasione milioni di persone in tutti gli stati membri del Consiglio organizzano o prendono parte ad attività volte a promuovere la diversità linguistica e la capacità di parlare altre lingue. Scopo generale della giornata è richiamare l'attenzione sulla ricca diversità linguistica e culturale dell'Europa, che deve essere mantenuta e incoraggiata, ma anche richiamare l'attenzione sulla necessità di accrescere la gamma di lingue apprese nel corso della vita, in modo da sviluppare una competenza e arricchire la comprensione interculturale. Questa è anche una speciale occasione per celebrare tutte le lingue che vengono parlate nel nostro antico continente, comprese le meno diffuse e quelle degli immigrati. Il 52% dei cittadini europei conosce una lingua diversa dalla propria lingua madre. Il 38% parla l'inglese, il 14% il francese o il tedesco. Le lingue indigene in Europa, circa 220, costituiscono il 3% degli idiomi parlati in tutto il mondo.